sapevamo della difficoltà di questa partita perché Montevarchi ha messo in difficoltà tutte le squadre. Offensivamente è una squadra secondo me molto importante, che ha vinto con l'Entella, ha battuto il Modena. Insomma, è una squadra che ha veramente qualità davanti, però dietro probabilmente ogni tanto ha dei blackout e dobbiamo essere bravi a sfruttare queste amnesie. È stata una partita molto intensa, molto tirata, perché loro comunque si ti marcano uno contro uno a uomo, quindi io salti l'uomo col sul dribbling, lo salti col terzo uomo, non abbiamo avuto coraggio di saltarlo col terzo uomo e col dribbling l'abbiamo saltati poco, e quindi è venuta fuori una partita di duelli dove noi duelli sul primo tempo li abbiamo vinti sicuramente tra mano e difensori centrali, perché su quelle situazioni lì Michele è molto bravo a darci. Nel secondo tempo, poi quando sono calati nel pressare, Pinzauti ed Antonio hanno fatto molto bene, come tutta la squadra. Secondo me questa partita qua a 20 giorni l'avremmo persa 3-4-0, perché sui particolari non ci saremmo stati. Oggi sui particolari ci siamo stati, abbiamo difeso l'area piccola per due volte molto bene, abbiamo difeso l'area di rigore molto bene due o tre volte e abbiamo difeso i cross con diligenza. Questo sicuramente è quello che abbiamo fatto bene. Dobbiamo crescere sulla personalità, essere ultimi in classifica non è facile, è una partita molto importante, quindi dobbiamo portarla a casa, l'abbiamo fatto, consapevoli che crescendo e provando a giocare di più sicuramente siamo una squadra che può dare più fastidio. Antoni, devo essere sincero, che anche a Imola avevo nella testa un ballottaggio al 50% di farlo partire titolare, perché secondo me ha delle qualità. E non mi sorprende, mi sorprende perché lo vedo in allenamento, come attacca la porta e le qualità che ha questo ragazzo. Abbiamo sicuramente sui quinti queste qualità, dobbiamo sfruttarle di più. Potevamo sicuramente fare qualcosina coralmente negli inserimenti per raddoppiare prima, perché ci avrebbe tolto sicuramente più patimento, quell'ansia insomma che si era creata durante la partita, però va bene così. Sono contentissimo, sono veramente felice, è una liberazione per me dopo passato un brutto inizio di stagione con l'infortunio, con qualche problema fisico di troppo, e aspettavo questo momento e ringrazio il mister che mi ha dato fiducia e mi ha concesso una spezzone di gara. Però sono ancora più felice che la squadra ha vinto, perché stiamo lavorando veramente bene e ce lo meritiamo tutti, siamo un bel gruppo. Una liberazione e sono contento anche perché c'erano i miei genitori, un mio amico e la mia ragazza qui a Pistoia che sono venuti a trovarmi, quindi sono veramente contento. Non era facile perché venivamo dalle ultime quattro partite in casa, avevamo fatto solo un punto e avevamo grande voglia di portare a casa il risultato pieno. Penso che oggi si sia visto, c'era grande fame e credo che oltre alle cose tattiche, quando uno ci mette, tutti quanti ci mettiamo in cuore in questo modo, vedremo una Pistoiese che può andare a fare risultati nella maggior parte dei campi. Non era facile perché oggi incontravamo una formazione che corre molto, un po' diciamo stile Atalanta, quindi sempre uno contro uno. Non era facile giocare come volevamo e abbiamo provato anche diciamo, a cambiare e credo che ci siamo riusciti molto bene. Credo che una o due occasioni alla squadra avversaria cioè, le concedono tutti, anche ad alti livelli, come minimo due occasioni. Il calcio è questo, giochiamo 11 contro 11 e ci sono anche gli avversari. E se non facciamo mai fare un tiro in porta all'avversario vuol dire che si devono preoccupare gli altri. Ci sta a concedere un'occasione o due, ma siamo stati altrettanto bravi a essere preparati nelle nostre occasioni e essere cattivi, avere la fame giusta, avere un grande cuore messo in campo che oggi si è visto, abbiamo portato a casa 3 punti.